bentrovati ad un nuovo appuntamento con Blog, i consigli degli esperti. Ritroviamo graditissima ospite, l'avvocata Valentina Gasaro. Bentrovata. Grazie Federica, bentrovati a tutti. Allora, oggi parliamo di un caso di cronaca che ha scosso molto la comunità salernitana e non solo. Parliamo della morte di Marzia Capezzuti, una giovane di Ponte Cagnano. È l'ennesimo episodio di violenza di genere. Cosa si intende per violenza di genere e quanti tipi di violenza possono manifestarsi? Allora Federica, diciamo che quando parliamo di violenza di genere normalmente pensiamo alla violenza che viene perpetrata a danno delle donne, a danno del genere femminile, in tutte le loro vicende personali, familiari e professionali. E il caso di Marzia Capezzuti purtroppo accende ancora una volta i riflettori su una situazione di violenza che nel Salernitano e anche nel Vallodidiano è particolarmente viva e particolarmente frequente. Purtroppo sono tanti i casi di violenza che si verificano sia all'interno delle famiglie sia all'interno degli ambienti professionali, ma che la nostra cultura patriarcale ci porta a nascondere o comunque a non parlarne, perché del resto si sa che insomma i panni sporchi si lavano in famiglia, no? Questo è uno dei famosi detti. La violenza di genere può manifestarsi in tantissimi modi. Noi siamo abituati a pensare alla violenza fisica, al classico occhio pesto che vediamo sui manifesti quando si avvicina il 25 novembre. Quindi la donna che viene picchiata dal padre, dal marito. In realtà la violenza forse fisica o la violenza sessuale, di cui si parla tanto anche nei telegiornali, è solo la forma più nota e più conosciuta di violenza, perché in realtà poi ci sono tanti altri tipi di violenze che invece si fa anche fatica spesso a riconoscere, come ad esempio la violenza psicologica, che si verifica tutte quelle volte in cui la donna e l'uomo non sono in una posizione di parità, anche all'interno magari di una discussione, cioè tutte le volte in cui una donna sa di non poter esprimere tranquillamente la propria opinione perché sente dire che è stupida, che non capisce niente, e tutte le frasi di questo genere sul suo essere, e in molti casi anche ad appiattirsi su una situazione di violenza, perché poi finisce anche per convincersi di quella situazione. E accanto troviamo anche forme di violenza economica o forma di violenza finanziaria. Queste sono forme di violenza forse più moderne, ma che destano particolari preoccupazioni nel momento in cui vengono comunque individuate. Si pensi a quante donne anche nel Vallodidiano non hanno la libera disponibilità del proprio stipendio, o quando uno stipendio non ce l'hanno proprio, soprattutto quando si tratta di donne che ad esempio lavorano all'interno di imprese familiari. Si dà per scontato quasi che il ruolo della donna sia un ruolo lì dentro dovuto, un aiuto dovuto, e molto spesso non gli si viene neanche riconosciuto lo stipendio. Oppure il classico caso del marito che porta a casa lo stipendio, ma è egli stesso a gestirlo, e spesso le donne si ritrovano a non avere proprio soldi neanche per fare la spesa. Sembrano degli argomenti tanto lontani da noi, invece è spaventosamente vicina questa situazione, perché purtroppo ci sono tante anche nostre coetanee che non hanno la possibilità di comprarsi un pacco di assorbenti senza chiedere i soldi al proprio compagno, al proprio marito. Se poi pensiamo che questa forma si aggrava nel momento in cui, anche se la donna lavora, la gestione del proprio stipendio va a confluire all'interno di un conto cointestato di cui lei magari non ha il bancomat, non ha la possibilità di effettuare un prelievo, allora insomma ci rendiamo conto di quanto sia particolarmente allarmante. E parlavo prima anche di violenza finanziaria. Purtroppo è sempre più frequente l'emersione di ipotesi nelle quali le donne si ritrovano indebitate fino al collo e se ne ritrovano al momento magari proprio della separazione o del divorzio, perché scoprono che tutte quelle firme che hanno messo per il marito sui vari documenti, purtroppo a volte anche senza leggere, perché in una situazione di violenza, se il tuo marito, tuo compagno ti dice firma là, se non le prendi, insomma, è facilmente intuibile come poi, finito il matrimonio, finita la relazione, lui sta a posto e lei invece si ritrova davvero indebitata fino al collo.
E allora quali sono gli strumenti più utili e anche più efficaci per tutelarsi? Ecco, allora diciamo che sicuramente quello che dovrebbe essere messo in campo a livello istituzionale è un vero e proprio progetto di rieducazione, partendo proprio dai giovani, partendo dalle scuole, perché noi facciamo parte di un sistema patriarcale che inevitabilmente cresce i maschietti come coloro che sono in una posizione di supremazia, i quali sono riconosciuti per legge e per natura alcuni diritti, e invece la donna viene necessariamente cresciuta come colei che in qualche modo deve essere comunque accondiscendente, deve stare al suo posto, deve essere tranquilla, deve evitare di mettersi in situazioni di rischio. A livello istituzionale, quindi, sicuramente un percorso di rieducazione deve essere un progetto che le istituzioni locali, prima ancora che nazionali, dovrebbero portare avanti, anche attraverso la rete presente sul territorio, insomma, nel Vallo di Diano c'è comunque un centro antiviolenza che costantemente e quotidianamente si occupa di accogliere e di assistere le donne vittime di violenza. Quando poi invece la violenza diventa a tutti gli effetti vissuta all'interno del quotidiano, sicuramente il ricorso alla giustizia è la strada ovviamente più sicura, però deve essere un ricorso fatto con criterio, nel senso che anche in questo caso molto spesso si dice no, vai a denunciare, vai a denunciare. Sicuramente sono delle situazioni che devono essere denunciate. Anche perché fortunatamente oggi c'è anche una diversa formazione da parte degli ufficiali che ricevono, sono comunque impegnati nella ricezione di questo tipo di denunce. Però il percorso di giustizia può essere sicuramente più funzionale se assistito dalla rete presente sul territorio. Quindi, insomma, non avere assolutamente il timore di rivolgersi a chi effettivamente può mettere in campo questa tutela effettiva. Anche perché molto spesso il discorso di violenza si ricollega necessariamente ad una serie di luoghi comuni che fanno parte del nostro scenario. No? Mettiamo in mezzo gli assistenti sociali perché gli assistenti sociali ci tolgono i bambini. Questo è quello che più si pensa ed è ovviamente una castroneria enorme. Oppure non mettiamo in mezzo gli avvocati, non mettiamo in mezzo i carabinieri perché comunque la famiglia è il ruolo e la figura sociale principale perché deve essere portata avanti, perché se te ne vai poi chissà che cosa succede. Invece no, fortunatamente il nostro sistema appronta proprio un'organizzazione di tutela per le vittime di violenza, per cui vi è la possibilità comunque di allontanarsi immediatamente, soprattutto se si è in pericolo di vita, e in quel caso ovviamente bisogna chiamare le forze dell'ordine immediatamente, ma c'è la possibilità di allontanarsi e di portare con sé via anche i bambini senza che necessariamente questo poi debba avere delle conseguenze catastrofiche che si vogliono rappresentare normalmente. Va bene, allora con questi consigli utili, soprattutto efficaci, che danno una dritta magari a tante donne spaesate, perché vivono già insomma episodi di violenza, come la stessa avvocata Casaro ha ricordato, c'è un centro antiviolenza nel nostro territorio a cui è possibile rivolgersi, ma anche naturalmente le forze dell'ordine e tutte le figure deputate naturalmente alla tutela delle vittime di violenza. Noi la ringraziamo, avvocata, grazie mille e ci diamo appuntamento per la prossima puntata per un altro interessante argomento da analizzare. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci.